E venivo a Trevignore e ancora parlando dei problemi dei giovani, con questa crisi, i vi fuori dalle scuole superiori, all'università, trova sardi problemi. Noi cercare di andare a fondo questi problemi, capire cosa chi pensa, cioè che futuro hai i nostri fiori, cosa fai all'università, a cosa pensi? Che cosa hai in testa? E cosa chiedente noi? Cosa chiedente noi? Che futuro chiedente con tutto questo spread and so, disoccupazione, cassa integrazione, produzione che non che può, fabbriche che c'era, botteghe che c'era. Ecco, noi le Terre Vignole, e pensate, nar proprio da loro, da sti putei, a capire cosa sta capitando all'Italia ma anche al mondo. E per questo fra poco vi manderemo in onda queste interviste. Ascoltela bene perché è da lì che si capisce i veri problemi. Mi raccomando, senza pregiudizi. Mi raccomando. Allora, come si chiamano? Aspetta che vado. Kevin Bom. Kevin Bom. So Camille che sta in mail, non so come mi ha fatta. So che mica parla il nome di Embriagò, ma resta in mail, sta in mail, cioè, non mi c'entro mica niente. Ma mi dica, quanti anni calo? Sono nato nel 92, quindi Fudese, 2000. E dopo altri 10, 2012, 20 anni, sto facendo 20 anni circa. Insomma. Ma quindi sarà già all'università che hanno fallo adesso? No, sono al second time perché ho perso una perché con la moto uno mi ha tagliato la strada e ha spaccato tutto, chiaramente. Colpa sua, colpa sua. Proprio colpa E che sua. facoltà fa lo adesso? Ma sono andato a fare lingue da adesso, sì, lingue moderne. Non so, mi pensavo di fare il DJ. Te parli l'inglese e te fai il DJ. Se fai meglio, no? Ti metti sui piatti, quella roba lì, cioè, te l'hai più facile. E soia, casa, che dice di Ma ste robe? i miei continuano a dire che vostro tor de carta, che vostro tor de carta fa qualcosa nella vita, allora dico, vabbè, fago, aspetta, trovo via sta roba qua che. Se no non sento mica tan bene. Era bella per la musica. Ma sì, qualcosa fago. Per esempio porto in giro le pizze. Ah, l'Express. No, no, porto le pizze a casa con me, altre aziende che fanno l'università, poi metto fuori le scarpe la sera sul davanzale, do una nettata acceso, dopo tiro sciacquo, insomma robe così, mica robe. E coi soldi? Ma tanto paga i vecchi, finché gena, tanto paga lori. Sì, però intanto è anche all'inizio del fumo. Ah, ma sta chi le paia, si sono finiti i cannoni.
Ma no, per quel che pensa lui, perché fa bene per il mal di testa, no? Tutto il dia non fa niente, non riesce a dormire, allora questi cannoni, a volte che mettono dentro anche il feme, cioè se non ti trovi roba buona che trenta, un po' casino. Ma sì, la cosa se bene, poi basta fare una telefonata. Fa il vaglia e mail arriva qui con una cannonata per i cannoni. Vuole dire qualcosa ai soli da Trevignone? Sul serio? Mi fa sto piacere? Allora, ciao mamma, ciao mamma. Allora, le robe sporche te le porto zoo sabato de notte, però, perché dopo. Perché vengo del ritorno dal beach party che ne so per il lac, te le lascio lì davanti al cancello. Un'altra roba. Ah, dì al papà che sto mese scade l'assicurazione del motorino, che se no in Bebecca come un'altra volta arriva la multa, va bene che le paga l'UMA. Un attimo. Ciao, ciao, ciao Jimmy. Sì, sono Kevin. Ascolta. Sì, ne è fora dopo, ne è fora. Sì, me l'ha fatto arrivare la signora, sì. Ah, stasera brasiliano e are. Come? No, non ve ne voglio, dai. Ma no, domani che anche ad andare a mangiare l'asado, chi se ne c'ava a frequentarli, ma chi se ne c'ava? Dai, che chi uno che mi intervista, certo? Per Televignole. Sì, mazzi. Ciao. E mi diceva? Vuole dire qualcosa prima di definire? Ciao a tutti quelli che guarda, cos'è che mi dice? Trevignole, sì, la televisione dei giovani. Ciao. Ma come la so. Ah, Cioppino. Sì, andiamo via. Ascolta, ne trovi un topo, guarda. Ho trovato questo. E questo ne ripassano tutti, sì, dai, che te è appena mezzanotte, dai, ne vediamo dopo, ciao, non fa perdere tempo.